Carlo Monguzzi sa che ha una sigla in questa trasmissione? No, non lo sa. Sa Monguzzi che ogni volta che noi leggiamo notizie sue abbiamo coniato un jingle oramai, perché abbiamo sempre nuove informazioni che arrivano da lei, e allora abbiamo un jingle che fa Radio Carlo Monguzzi, quindi insomma, abbiamo anche una sigla, pensi, come siamo stati così... Le sembra giusto? Ok. Allora, sta bloccando un autobus a Linate, mi ha scritto una cittadina. È stato, scusi? Sta bruciando un autobus a Linate. Ecco, a posto, benissimo. Iniziamo bene anche quest'oggi, no? Bene. Mi ha scritto una cittadina adesso. Ok, allora approfondiamo. Intanto, allora le passo, come si dice in questo caso, le passo al telefono il buon Masieri. Masieri, so che ha tante domande per il consigliere Monguzzi. Sì, perché parliamo spesso e non possiamo non iniziare, poi parlare chiaramente anche d'altro con quello che è successo giovedì scorso in... consiglio comunale, abbiamo letto, è stato un consiglio comunale che ha fatto parlare di sé, soprattutto per l'intervento del sindaco, e poi chiaramente siamo andati a vedere, a recuperare il suo intervento, che comunque a livello di toni, diciamo che ha retto il confronto con quello del sindaco. Ecco, ci vuole spiegare un attimino, consigliere? Sì, si stava discutendo giovedì una mozione del centrodestra di sfiducia all'assessora Grandi. Io personalmente mi sarei astenuto, la mozione sarebbe stata bocciata e quindi era una cosa relativamente tranquilla. A un certo punto il sindaco è sceso dal suo ufficio e ha fatto un intervento molto, forte, molto, molto poco tranquillo, tirando in ballo gli Ambrogini, argomento che non c'entrava assolutamente niente, ma ha detto una cosa che ha lasciato tutto il Consiglio Comunale allibito. Cioè ha detto: qui c'è gente per bene che lavora e c'è gente per bene che non fa niente, critiche e basta. Allora siamo insorti tutti, ognuno a suo modo, chiedendo chi sono quelli per bene, chi sono quelli non per bene, e dicendo che su gli Ambrogini erano state fatte delle clientele, e quindi abbiamo chiesto cosa vuol dire clientele. Sindaco si è un po' è rimasto un po', probabilmente ha capito di avere ecceduto. C'era anche il pubblico, e anche il pubblico non capiva cosa c'entrassero gli Ambrogini con la sfiducia alla Grandi, chi fossero quelli per bene. Io sto ancora aspettando di capire chi sono quelli per bene e chi sono quelli non per bene, perché vede, si può pensare che la politica sia una cosa che chiunque dice quello che gli pare. Io sono all'antica, secondo me la politica è una cosa seria, la politica istituzionale, cioè fatta nelle istituzioni, deve essere serissima. Se un sindaco, che a me sta assolutamente simpatico, dice qui c'è gente non per bene, poi non è che ci si può mettere una pietra sopra e basta, ma capire chi è per bene e chi non è per bene. E infatti, io personalmente sono uno. Manguzzi ha detto che le sta simpatico il sindaco. Io vorrei capire chi non le sta simpatico, allora cosa le fa, però, perché insomma non gliene fa passare una a questo sindaco. Ma attenzione, se io pensassi che il sindaco sia uno che non va bene, direi il sindaco non va bene. Siccome io sono paleocomunista e sono orgoglioso di essere stato eletto in una maggioranza di centrosinistra, vorrei che questa maggioranza di centrosinistra facesse cose di sinistra e ambientaliste. Quando non le fa, io critico, ma critico perché poi queste cose vengano fatte. Vi faccio degli esempi. È purtroppo una città dove le disuguaglianze sociali aumentano. È una città dove c'è una cementificazione che neanche la ricostruzione del dopoguerra era così. La ricostruzione post-bellica costruivano meno case. C'è smog, c'è traffico, il traffico in aumento, il verde è curato male. Quando c'è stata la siccità sono stati fatti morire 14.000 piccoli alberi, non perché ci fosse
la siccità, perché Milano è piena di acqua sotto, ma perché sono stati curati male. Allora io vorrei che tutte queste cose fossero affrontate, ma non da uscite stampa estemporanee, ma da provvedimenti. La gente chiede provvedimenti. Per quello io incalzo la mia maggioranza. Consigliere, quando all'indomani dell'esondazione del Seveso noi abbiamo preso il suo post come manifesto, possiamo dirlo, non è la pioggia, è il cemento. Purtroppo però se ne parla sempre il giorno dopo, sì, sempre il giorno dopo, riferimento all'esondazione, e poi si riprende a costruire. The day after tomorrow, cioè, già non se ne parla più, infatti. Esatto, purtroppo, e infatti... È il coccodrillismo, cioè succede l'evento e tutti, mamma mia, e tutti dobbiamo fare la protezione del suolo, dobbiamo disasfaltare, dobbiamo decementificare. La colpa è dell'uomo che ha fatto disastri, dura dalle 48 alle 72 ore e poi va avanti assolutamente tutto come prima. Avete dato voi stessi conto del disastro di Cascina Merlata. Sì. Ragazzi, Cascina Merlata. Ma allora ci segue il consigliere Monguzzi? Ah, bene, bene, bene. Ragazzi, io ho dei servizi segreti che vi tengono sotto controllo. Quindi state molto attenti. Però si posso dire, però si mangia bene a Cascina Merlata. quello sì, è vero. No, però, lo sapevo che eravate di sinistra, perché già il dire che si mangia bene è una qualità sicuramente, però si poteva mangiare bene anche in modo diverso. Lì a Cascina Merlata c'era la cascina e poi c'era tutta un'enorme area non edificata. È stato scelto di edificare tutto. Doveva essere un quartiere car free, che mi dicono i più informati vuol dire senza auto, e le foto delle colonne di auto degli ultimi giorni dicono che è stato fatto un clamoroso errore. Allora io vorrei che questi errori non venissero fatti, perché vede, noi faremo un nuovo piano di governo del territorio, che per gli ascoltatori è quel documento che diciamo dice cosa si fa e cosa non si fa dal punto di vista della edificazione a Milano, che i cui titoli sono bellissimi: la città più equa, la città più sostenibile. Poi appena c'è qualcosa di concreto come Cascina Merlata si va nella direzione antitetica, e quindi io dico non va bene, ma dico non va bene, ma non è che lo dica io, perché sono un po' bizzarro, ma lo dicono le persone. C'è stato un casino a Cascina Merlata che ha coinvolto 20.000-30.000 persone, no? Non pochissime. No, vediamo anche le foto delle macchine sulle ruote, vediamo le foto delle code, vediamo la mancanza di provvedimenti sulla questione del parcheggio come spazio pubblico. Me la dice lunga se lo stesso presidente del municipio Otto dice deserto l'inaugurazione, esatto, perché avevamo dei piani su come usare i posteggi per i residenti, ma poi questi piani sono andati disattesi. Insomma, interessante anche quello, eh? Certo, voglio dire, è la presidente del municipio che ha detto così non va, e non l'ha neanche detto in modo pacato, l'ha detto in modo, direi, alla Monguzzi, insomma. Radicale. Sì, sì, anche, radicale. Anche alla Pelucchi, nel senso che non è mai, è una che ci fa giù bella diretta, e grazie, almeno, e grazie, perché almeno... Perché a me la cosa che piace di meno è quel modo di dire le cose tranquillo. Se uno deve dire una cosa non va bene, deve dire una cosa non va bene, senza girarci intorno, che poi alla fine uno che ascolta è talmente stanco che non capisce cosa viene detto. La presidente Pelucchi ha detto è stato fatto un errore, cerchiamo di riparare l'errore. Ha detto soggetto, predicato e complemento oggetto. Monguzzi, io torno per l'ultima volta sul suo intervento di giovedì scorso, per l'ultima volta. Lei ha chiuso, chiaramente ha detto, Beppe devi scusarti perché oggi hai insultato tutto il Consiglio Comunale, da quello che prima ha detto mi pare che le scuse non siano ancora arrivate. E in secondo luogo ha fatto una domanda, ha posto una domanda. Tu pensi che noi possiamo andare avanti altri 3 anni con l'incapacità di questa giunta? E io questa domanda gliela devo rigirare, Monguzzi, perché comunque lei sostiene la maggioranza. Io sostengo la maggioranza, che è una maggioranza che si è presentata in campagna elettorale dicendo applicheremo
il piano aria-clima. Combatteremo le povertà, lavoreremo sugli affitti troppo cari. E io voglio che queste cose vengano fatte. Siccome o sono solo quelli che parlano con me, però voglio dire, ormai le parole avvengono attraverso i social, ma per quanto mi riguarda sulla metropolitana, sugli autobus e nei supermercati dove si fa la spesa. Io incontro solo gente scontenta, ma di destra, di sinistra, informati, meno informati, colti, non colti. E queste persone bisogna ascoltarle. Immagino che anche voi abbiate questa sensazione. E quindi andare avanti 3 anni facendo finta che tutto va bene vuol dire consegnare la città alla destra, che per me, che sono di sinistra, non è buona cosa. Invece ci sono delle cose da mettere a posto. Il traffico va messo a posto. Non si può continuare a dire dobbiamo diminuire le auto. Dobbiamo diminuirle davvero. Allora, ma dobbiamo diminuire le auto di chi può lasciare a casa l'auto. Dobbiamo dividere le persone. Chi non può non utilizzare l'auto e deve continuare a utilizzarla, questo è evidente. Allora, però c'è tanta gente che usa l'automobile in modo futile e questi... gli va detto tranquillamente, con gli interventi, con le multe, con la dissuasione, che è meglio che la lasciano a casa, perché la città così è in difficoltà. Infatti, quindi il dire non possiamo andare avanti così è dobbiamo ascoltare le persone. Faccio un gancio con quello che stava dicendo Monguzzi. Siccome ieri, non so, l'ultima volta che ci siamo sentiti al telefono, io le avevo chiesto della Bike Me. E abbiamo visto che ieri la consigliera Cucchiara ci ha confermato. È stato... sento a spezzoni. Scusi. Allora, praticamente l'ultima volta che ci siamo sentiti avevamo parlato della Bike Me. Sì. Di prolungare l'orario, eccetera. E ieri è stato discusso in consiglio. Certo. E su quello che stava dicendo c'è stato un intervento di Enrico Fedrighini, che tra l'altro dopo ciò che è successo in consiglio comunale è passato dal gruppo sala sindaco al gruppo misto, ha dato sostanzialmente un dato fondamentale, ossia che nel weekend il consumo di Bike Me sale di molti punti percentuali, cosa che non succede durante i giorni lavorativi, e quindi spingere in quella direzione. Un po' quello che stava dicendo lei, sostanzialmente, invitare a non utilizzare la macchina nei giorni lavorativi, principalmente. Certo. A me va benissimo che poi la gente il sabato e la domenica vada in giro in bicicletta perché si diverte, ma ci mancherebbe altro. Quello su cui puntiamo è però anche che la bicicletta sostituisca dove possibile, l'auto. È ovvio che uno che ha il femore rotto non va in bicicletta, o uno che ha 170 anni fa fatica, però c'è tanta gente dai 5 anni ai 95 che è bella arzilla, che può andare in bicicletta, quindi noi lì dobbiamo puntare, lì dobbiamo dare la maggiore offerta, perché sennò chi usa l'auto e trova comodo usare l'auto continuerà a usarla. Perfetto, allora Monguzzi, le chiedo ancora se può rimanere qui con noi qualche istante. Noi adesso mandiamo, siamo una radio, quindi non possiamo non ascoltare un po' di musica. Ascoltiamo Nicki Minaj e Icy Spice e poi torniamo qui sempre con il consigliere Monguzzi. Monguzzi, sta qui con noi allora? Volentieri, grazie. Ok, allora fra poco sempre qui in diretta su Crystal Radio con Good Morning Milano, il consigliere Monguzzi in collegamento, e poi parleremo appunto di tanto tanto altro. Sempre qui a Good Morning Milano, Nicki Minaj e Icy Spice. Lil Nas X, Old Town Road. E parlando di road, parlando di viabilità, parlando di mobilità, so che avevi una domanda per il nostro consigliere Monguzzi. Sì, perché il 26 domenica partirà il forum della mobilità. Consigliere Monguzzi, io ho letto, le dico i termini che ho trovato che ha scritto: greenwashing, propaganda
Lo conferma. Sempre lo conferma. Belle parole. Lo conferma. È difficile difendere queste campagne, ne stavamo parlando anche prima. Questo è oggettivo. È oggettivo. Ah, è oggettivo. Sì, ok, è oggettivo. Va bene. Questo è il manifesto politico di Lorenzo Masieri. Io non sento niente. Non ci sente, consigliere? Non ci sente? Non ci sente, consigliere? No? Strano, dovrebbe sentirsi. Voi mi sentite? Sì, 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 la sentiamo. Controlliamo un attimo la connessione qua, ma non capisco come sia possibile che non si senta. No, io la sento. Aspetta, proviamo un attimo. Che ci sente? Sì, eccoci. Okay, eccoci. Perfetto, perfetto. Ok, era perso una connessione. Adesso è tornata. Stavamo dicendo, consigliere, appunto in tema di mobilità, eccetera. Il 26, quindi domenica, partirà il forum della mobilità. Io ho letto un po' dei termini con il quale ha descritto questo, sì, ha avuto... questa campagna, che è difficile da difendere, come un po' tutte queste campagne. Ci vuole dire un po' cosa... Ha avuto tante belle parole, abbiamo visto. Guardi, purtroppo a Milano c'è, organizzati dalla nostra giunta, un numero di convegni, presentazioni, inaugurazioni che è pari a tutti i convegni, inaugurazioni e presentazioni che vengono fatte contemporaneamente negli Stati Uniti e in Canada. È una roba impressionante. Ce n'è due o tre tutti i giorni. Allora io dico, adesso arriva il forum mobilità, ma santa pazienza, sono diminuiti i viaggi ATM, cioè gli autobus, le linee, le percorrenze, i tempi di attesa. Non c'è personale, leggiamo. Questo è il problema da affrontare. È stata abolita la 73 mandando nel disagio migliaia, decine di migliaia di persone. Area B, che doveva fermare le auto, non le ferma, perché le auto, purtroppo, che gli ingressi a Milano sono sempre gli stessi quando non aumenta. Vogliamo affrontare questi problemi. Invece ci sarà un forum mobilità di 3 giorni dove verranno descritte delle cose magnifiche, la Milano del futuro, sempre la Milano del futuro. Io vorrei parlare della Milano del presente, correggere le cose che non vanno, perché io posso anche riempirmi la bocca di resiliente, sostenibile, Gesù Bambino Verde, il green, il modello Milano, ma se poi la realtà non funziona... Le persone che vengono da me, da voi e da tutti gli altri a lamentarsi aumentano. Io poi non ce la faccio più con tutte queste parole, con questa propaganda, con è tutto marketing. Cioè è tutto cercare delle belle parole per condire delle cose. Gli studenti nell'ultimo sciopero sono passati davanti a Palazzo Marino e hanno urlato: questo è il tempio del greenwashing. Ce l'hanno detto chiaramente, basta greenwashing, cioè basta far finta di pennellare di verde delle cose che verde non sono. Ma green e mobilità sono un po' i grandi temi sui quali comunque la giunta viene attaccata da tutte le parti, da tutte le parti. Perché come dice lei, da tutte le parti, cioè non è che sia io tra l'altro non ho cattivo carattere, io ho un carattere direi meraviglioso. Umile e modesto soprattutto. Vorrei scherzare, ragazzi, ma mio padre, che tranviere, quinta elementare, comunista, partigiano, lui terminava le discussioni con me con una frase lapidaria: mi sunt obiettif. Quando uno ti dice così, ecco, è l'obiettivo, basta, non c'è discussione. No, il tema della mobilità è molto, molto sentito a Milano e lei ha già anticipato il discorso sulla 73. Noi abbiamo avuto Davide Borghi, assessore municipio 4, sì, settimana scorsa a parlare. Ci vuole dire un po' invece il suo punto di vista sulla vicenda della 73, che ricordiamo è stata soppressa perché più o meno. L'M4 sembrerebbe ricalcare un po' lo stesso percorso. Sì, ecco, più o meno. Allora, è semplicissimo. È entrato in funzione la M4, che è una cosa meravigliosa, perché le metropolitane ci aiutano e ci risolvono tantissimi problemi.
Però la giunta ha deciso che entrando in funzione la M4 sarebbe stata abolita la 73, che era una linea di bus che andava, diciamo, dal centro di Milano fino a Linate. Però due cose. Uno, non fa lo stesso percorso della M4. Secondo, anche lo facesse, la M4 fa fermate ogni 500 metri. L'autobus è importante a Milano perché va dappertutto. Quindi l'autobus serve molto alla cittadinanza. Per quello la cittadinanza adesso è assolutamente inferocita. Ma magari alcuni ascoltatori non lo sanno, ma per 2 mesi è stata lasciata l'intero viale Forlanini, che sono 3,5 km, senza mezzo pubblico. Perché c'è una fermata della M4 all'inizio di viale Forlanini, appena dopo i tre ponti, e una fermata dove c'è l'aeroporto. In mezzo non c'è niente. Quindi la gente che abita in mezzo, ad esempio il villaggio dell'aeronautica, sono rimasti completamente isolati. Ma mi sembra una cosa che un comune può fare. Ma qualcuno, non dico tanti, ma un tecnico, un mezzo tranviere di consulenza ci poteva essere. La 73 era una cosa molto utile e va rimessa. È stato un errore toglierla. Adesso uno dice, ma facciamo un pezzo, un pezzettino, un pezzettone. Abbiamo ascoltato i cittadini. I cittadini dicono, noi abbiamo bisogno della 73 dal centro a Linate. Vogliamo ascoltare i cittadini o vogliamo ascoltare, no, non ho capito chi. Vedendo le foto e la partecipazione in quella sala, mi viene da dire che per forza dovranno ascoltare i cittadini, sono più di 200 Beh, persone. sì. Sì. Abbiamo fatto la mia commissione, che è quella mobilità e ambiente, nella parrocchia della chiesa di Viale Corsica, ovviamente davanti alla fermata dell'ex 73, e alle 11 di mattina c'erano più di 200 persone che molto chiaramente hanno detto che abbiamo causato grossi disagi. Ma senta pazienza, ma noi siamo per causare i disagi delle persone o per migliorare la vita delle persone? Questa è la scelta. C'erano 200 persone, ma non c'era l'assessore alla mobilità, Arianna Censi, ricordiamolo sempre, che era stata invitata, giusto? Consigliere. Altro Dimmi tutto, Fabio, vedo che che. No, no, sei. no, 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 stavate parlando. No, io poi la domanda finale ce l'ho però per Monguzzi, cioè nel senso che in tutto questo, anzi la faccio adesso, in tutto questo Monguzzi, come si fa però a stare ancora in questa maggioranza e soprattutto ci arrivate alla fine dei 3 anni o la legge, diciamo, blinda Blinda. sindaci, alla fine non vi può dare più di tanto, cioè, perché sarebbe un suicidio se no, diciamo anche questo, no? Ricordiamo che se cade il sindaco, cadete anche voi, ma poi sarebbe un'intenzione, magari, non lo so, questo le chiedo, Monguzzi. Il mio obiettivo è che nei prossimi 3 anni si facciano cose utili, che sono quelle che ho detto fino adesso che ne abbiamo parlato, e quindi che bisogna cambiare in modo molto molto importante, cosa che dicono tutti, il modo di operare. Bisogna fare delle cose concrete. Fino adesso abbiamo fatto tanta propaganda e tanto marketing. Le Ripeto, basterebbe anche un rimpasto, diciamo, di governo, non so, con un cambio di assessori? il mio sindaco viene dal privato e spesso ci ricorda l'efficienza del privato. Se un'azienda privata va male, qualche dirigente lo cambiano, no? Ci sono, secondo me, tantissimi giovani molto, molto preparati e molto appassionati che potrebbero aiutarci a fare bene le cose. Io non voglio far fuori nessuno, ci mancherebbe, stiamo tutti lì, tutti hanno una mamma, dei figli che sennò piangerebbero, ma guardi, però aggiungiamo magari dei giovani che facciano delle cose. Noi abbiamo bisogno di fare delle cose e di non fare delle stupidate. L'abolizione della 73 è stata una stupidata colossale, ma voi dovete sapere, in consiglio comunale lo dicono tutti, ma non io e altri 12. Tutti e 48 i consiglieri comunali dicono sta cosa. Però la 73 non viene rimessa. Forse c'è qualcuno che c'ha la testolina un po' gnocchina.
È anche difficile, spezzo una lancia così. Maseri difende qualcuno, no. Immagino sia particolarmente difficile adesso, campagna, adesso le faccio questo esempio, Monguzzi. Settimana scorsa c'era lo sciopero, come lei sa, però ATM non aderiva allo sciopero. La campagna marketing pubblicitaria, come possiamo chiamarla, sulle pagine del Comune di Milano, sostanzialmente... c'era questa slide in cui si diceva sciopero, ATM, no, non si diceva ATM va comunque, si diceva anche se c'è sciopero, area B, area C sono comunque in funzione. Allora, in questo caso, la narrazione, secondo me, porta a proprio una... A far incazzare la gente, sì, perché poi sotto, sotto c'erano solo insulti, ovviamente. In soldoni, sì. Come dire, non dire niente, facevi prima. Esatto. Perché si fanno questi scivoloni di comunicazione spesso e volentieri e anche poi di forma? Perché poi lei dice è tutto marketing, è tutto pubblicità, ma poi sbagliano anche quello a volte. Cioè si risulta poi appunto, cioè, risulta palese il greenwashing in certe azioni. Cioè, che cos'è che spinge secondo lei? Baiamonti, non abbiamo citato Baiamonti, Monguzzi, ma sappiamo benissimo che lei è stato in prima linea su quella vicenda lì e anche lì. Il consiglio comunale, nel suo intervento l'ha detto perfettamente, il consiglio comunale sa bene com'è andata su Baiamonti e... Com'è andata? Ci ricordi com'è andata allora? Esatto. Baiamonti è stata una cosa ridicola. Deve nascere il Museo della Resistenza, si poteva fare da un'altra parte, però è stato scelto contro il nostro parere di farlo lì, per carità. Andiamo avanti. E si potevano salvare tutti gli alberi ai lati. Noi l'abbiamo chiesto da tempo, il sindaco e l'assessora Grandi hanno detto no, non si possono salvare. Il sindaco a un certo punto ha detto se volete salvare il ricine allora non facciamo il Museo della Resistenza. A quel punto è intervenuto il presidente nazionale dell'ANPI che ha detto noi vogliamo il museo ma vogliamo salvare anche gli alberi. Soprattutto perché... Il glicine e due dei tigli non c'entravano niente col progetto del museo, cioè non avrebbero interferito con assolutamente. Quindi il sindaco e la Grandi, totalmente isolati, hanno cambiato idea, ma era una roba talmente semplice, talmente naturale, che bisognava capirlo subito, ma ci sono voluti 48 consiglieri comunali che hanno firmato un ordine del giorno per salvare gli alberi. 54.000 firme, il mondo della cultura che si è messo in mezzo, per l'ABC. Salvare un albero che non ha alcun motivo di essere abbattuto, è l'ABC. È che a volte, come avete detto voi, non si capisce. Io a volte mi chiedo, ma perché fanno così? E non lo so, Monguzzi, non lo capiamo noi, ma lei speravo che sapesse perché. Cioè, lei è lì, non lo sa neanche lei. E io chiedevo a voi, io dico, voi siete giornalisti, brillanti, perspicaci, entrate nell'animo umano, quando l'intervistate chiedetelo, ma perché ragazzi fate... Anche perché posso dirle, Monguzzi, non è neanche così facile intervistarli a volte, e basta, chiudo la polemica qui. Ci credo, perché poi venire... cioè, finché ci sono le conferenze stampa dove davanti c'è il solo giornalista, ma se è una radio in cui dall'altra parte poi ci sono i cittadini, il cittadino è come... mica nel suo piccolo poi si incavola. Risolto, e poi la salutiamo, Monguzzi, risolto tra virgolette lo scivolone su Baiamonti e glicine, subito dopo quello sul circolo combattenti reduci, sostanzialmente, no? Anche in quel caso lì, cioè è paradossale la creazione di un museo della resistenza che mette d'accordo tutti, è sempre quello il discorso, quando ci sono cose che mettono d'accordo tutti, comunque con la narrazione, con la comunicazione, eccetera, si crea una polarizzazione che porta a adesso non voglio usare, all'immobilismo, punto. Sì, sì. Punto. Esattamente come ha detto lei. E quindi ci vogliono dei giovani nuovi che sappiano fare le cose senza fare errori clamorosi come sono stati fatti fino adesso. Monguzzi, lei ha tanta fiducia in questi giovani, vedo. Cioè, lo dice spesso, nel senso, ha molta fiducia nelle nuove generazioni. No. Io non ho fiducia nei giovani, che è una roba così gratis. Okay. Fiducia nei giovani, ho fiducia in quelli biondi. Ha sfiducia nei vecchi? No, non lo so. No. So che... noi possiamo contare sul fatto che ci sono anche dei giovani preparati, appassionati e seri. Chiaro.
lì vuol dire che farebbero le cose e quindi noi dobbiamo rinnovare la nostra coalizione. Potendo aggiungere, dico, non sostituire o creare chissà cosa, ma aggiungere. No, non piccona nessuno, non piccona nessuno, non demolisce o No, piccona niente. Ok, ma io chiaro. ve l'ho detto, io sono di ottimo carattere, penso che tutti hanno una mamma che poi soffre, per far soffrire le mamme, no? Però facciamo bene le cose, ragazzi, che stiamo amministrando una città, non siamo Una al grande città. barco. Monguzzi, con questa nota di ottimismo, facciamo così, la ringraziamo tantissimo per essersi collegato con noi per questa lunga intervista, quindi grazie mille e ci risentiamo e la ringraziamo anche perché evidentemente si è lasciato scappare che comunque ci ascolta, che Infatti, comunque ci e cosa ascolta. volevi dire? No, poi so che volevi dirgli una cosa alla cosa di No, io non ho Monguzzi. detto che vi ascolto, io ho detto che vi controllo. Perché volevi dire che secondo te lui è il consigliere? Più pop, Più inteso di pop. popolare, ma radicale. Popolare Ah, radicale. ok. Quindi nella tua classifica dei Sì. consiglieri lui è quello più pop. Sì, pop da Perfetto, quel ok. punto di vista. Tipo la pop art, cioè in quel Ma... senso, no? Ok, va bene. Monguzzi, grazie mille, buon lavoro. Grazie. Grazie a voi.